Bentornati in questo nuovo tutorial dedicato ad Arcadia 14 e adesso che vediamo come poter gestire quello che è la gestione dei menu. Allora, innanzitutto, come vediamo, Arcadia si suddivide oltre che al menu principale di gestione per il salvataggio, l'esportazione, l'importazione e l'apertura dei file DVG. Ricordo che Arcadia 14 lavora già con formato proprietario DVG o DXF, quindi nativo. Quindi lavora direttamente con questo, su questo tipo di formato. Qui abbiamo appunto la gestione dei vari menu. Innanzitutto abbiamo menu contestuali per quanto riguarda la gestione di apertura e salvataggio dei file, della stampa nel menu home. Più in particolar modo abbiamo la possibilità di creare quello che è la gestione delle librerie, delle superfici, dei materiali. E in particolar modo, per quanto riguarda una delle novità, è proprio riguarda appunto proprio la possibilità di fare un materiale di una superficie personalizzata. Quindi io posso avere un archivio personalizzato di materiali da utilizzare. Poi abbiamo la possibilità di avere appunto la visuale della configurazione delle licenze. In questo caso noi andiamo a utilizzare quelle che sono disponibili nella versione Arcadia LT Italia, quindi 3D Maker, paesaggio, architettura e il formato file IFC per la gestione del formato BIM. Quindi andiamo a gestire quelle che sono le varie licenze. Poi andando nel menu opzioni posso quindi andare a definire quello che è il tipo di character di font di base da utilizzare. Unità del sistema utilizziamo metrico, gestione della vista 3D, possiamo utilizzare quella avanzata di dettaglio, quella grafica oppure semplificato, e scegliere quelle che sono le cartelle di gestione appunto degli oggetti 3D, delle texture da utilizzare. In particolare poi abbiamo la gestione tracciamento angoli che mi permette quindi di evidenziare con il colore la ricerca dell'angolo e il rilevamento ogni 5 gradi e quindi scegliere anche dei monitoraggio angoli presettati. Con un preset di angoli 45, 60, 90, 180 e così via, posso aggiungerli e modificare il monitoraggio dell'angolo ogni grado. E poi abbiamo la possibilità di avere anche un'opzione di gestione cloud, utilizzare o l'accesso di OneDrive oppure Dropbox o il disco di Google, quindi scegliere in base anche al servizio di cloud che noi andiamo ad utilizzare. Detto questo, in basso a destra abbiamo la possibilità innanzitutto di cambiare il tema, quindi se non voglio utilizzare questo tipo di tema, voglio utilizzare un tema black o un altro tipo, posso scegliere da questa interfaccia. A tasto destro posso scegliere anche lo sfondo del colore, il colore dello sfondo. Posso attivare quelle che sono la finestra di gestione progetto, scegliere o meno di attivare lo snap su griglia, o togliere la griglia, quindi andare a fare una serie di opzioni. Mettiamo per esempio lo sfondo bianco e posso quindi attivare anche la finestra 3D, quindi andare a visualizzare quella che è la mia finestra di tridimensionale. Se voglio appunto adattare, disporre le viste in modo standard, posso quindi cliccare dal menu home disponi viste e quindi mi va un adattamento della vista. Una volta che ho definito quello che è la struttura di modello di riferimento che voglio utilizzare per Arcadia, posso procedere a definire quello che è la vista di lavoro. Quindi, ad esempio, qui già l'avevo creato, togliamo un attimo la vista. Quindi, un'altra cosa, se io non voglio visualizzare lo Smart Top 10, queste sono tutte le funzioni utilizzate. Basta andare sul menu vista e fare Smart Top 10 e quindi andarla a togliere. Volendo le finestre di gestione della vista 3D, le posso attivare anche dal menu vista, anche in gestione. Proprietà, posso dare delle proprietà di riferimento al mio progetto, quindi nome del progetto, azienda, autore, punto di su mappa, quindi andare a georeferenziare anche, a dare un orientamento geografico del mio progetto e quindi dare tutte quelle che sono le varie informazioni del cliente e le osservazioni. Detto questo, quindi vado a definire la vista di progetto, quindi vado ad aggiungere col più
Crea vista mi permette quindi di inserire quelli che sono gli assi di vista come l'avevo già inseriti precedentemente, eccolo qui, e in più doppio clic posso andare a utilizzare, quindi a dare un nome alla vista, scegliere il metodo di aggiornamento, se fare manuale automatico, cioè cosa vuol dire fare un aggiornamento automatico degli elementi oggetto inseriti in Arcadia, o manuale, periodicamente vado lì e faccio fare un aggiornamento manuale. Livello di dettaglio di rappresentazione grafica e inoltre scegliere l'unità di disegno, centimetri, metri e così via. In questo modo posso andare a definire quello che è l'unità di misura del disegno. Una volta che ho definito la vista, posso procedere quindi poi a utilizzare gli oggetti presenti nel menu Architettura.